Ciao family e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Mi mettete senza occhiali perché dal caldo che sta facendo non li sopporto, ma a me comunque non sono occhiali da vista, sono occhiali per la stanchezza, però io mi sono abituata a mettermeli e me li mettevo tutte le mattine, però sinceramente ora che sta facendo questo caldo io non li sopporto, per cui non me le metto. E mi vedete senza occhiali. Poi non lo so cosa è successo ieri, ho cancellato tutte le clip dei vlog che voi avreste dovuto vedere stamattina. Non lo so come mai, cosa è successo con quel computer. Non lo so proprio, ma sono stata io, forse il computer, non lo so, ma è stato cancellato tutte le clip del vlog che voi avreste dovuto vedere stamattina. Comunque, fa niente, pazienza. Mio marito è sceso un attimo, primis, perché mi è andato a prendermi l'acqua per me, perché se bevo l'acqua fiott'acqua, ma vi faccio vedere quale dico, se bevo quest'acqua qua, la fiott'acqua, che poi come si è scritto qua, Santo Stefano, se bevo un po' di più del solito, come non la digerisco, perché mi viene la sensazione di icettare, la sensazione di vomitare, e ieri infatti io ho vomitato perché avevo bevuto più del normale e ho vomitato. Logicamente me lo fa se con quest'acqua qua, se con Rocchetta, Levissima, la Socesana, me lo fa con tutti i tipi di acqua, tranne la Vita Snella. Ma se mi bevo la Vita Snella, bevo anche moltissimo, non mi fa niente. So fatto io, non riesco a spiegarmelo, forse perché la vita snella è più leggera, non lo so. Poi è sceso per comprare i chetti per stasera, perché stasera faccio l'insalatona. Vabbè, non si vede, ma ecco qua, vedete, c'è scritto peperoni rossi. Ma è bello, l'unica cosa che fa cotto in questa insalatona è il petto di pollo, per cui cipolle, finocchio, lattuga, pomodori e carote, vabbè, le mettiamo crude perché la lattuga fa mangiata cruda, le carote si mangiano sia crude che cotte, ma il bello è il peperone rosso. Come fa? Si può mangiare crudo oppure no? Mio marito ha detto probabilmente crudo, noi ce lo mettiamo crudo e vediamo. Sì, questa è la mia cena, l'insalatona, però
ce la faccio anche a lui, perché le carote ci piacciono, i pomodori ci piacciono, i peperoni ci piacciono, la zucca pure, il petto di pollo pure ci piace, per cui faccio diciamo un'unica ricetta per entrambi, così se lo mangia anche lui. È una cosa fresca, veramente fresca, con questo caldo ci serve più cose, non ci servono, vogliamo più cose fresche, e questa è freschissima, freschissima. Per pranzo ho fatto la pietola, che ora l'ho spenta. Per pranzo poi è andata a comprare un attimo anche il pane di segale, però ragazzi fa caldissimo. Io ho sempre il ventilatore acceso anche di notte, perché non si può stare. Comunque scusatemi se mi vedete comunque senza occhiali, ma ve l'ho detto, non li sopporto. E poi sono super orgogliosa di me, perché lunedì, martedì, mercoledì mi sono fumata 5 sigarette, a fumarmene 10-11, quando stavo nervosa 15-16, a fumarmene 5 al giorno, e c'ha qualcosa. Sono super orgogliosa di me. Oggi vorrei provare a fumarmi una stamattina dopo colazione, cioè me la sono fumata, una a pranzo e una a cena. Vorrei provare a fumare soltanto 3, perché vorrei buttare le sigarette. Lo so che è difficile, purtroppo a me la sigaretta elettronica non mi fa nulla. Voglio provare così a buttarle man mano. Pure per esempio, fino a ieri me ne sono fumata 5, oggi me ne fumo 4, e c'ho qualcosa che almeno le diminuisco man mano. E sono super orgogliosa di me. Orgogliosa! Super orgogliosa di me, di questa cosa. E nulla, io aspetto mio marito che viene. Lui ha la pasta fredda, perché con questo caldo lui preferisce pasta fredda, insalata di riso, per cui c'è ancora la pasta fredda, e io mi mangio la pietola. Ho il ferro e l'asse da stiro, perché stamattina alle 8 ho stirato. Stamattina alle 8, che fuori a balcone ci stava un bel fresco, leggermente quel venticello, mi sono divertita a stirare. L'unico problema è che il ferro mi perde acqua e il vapore ne esce poco. Sinceramente vorrei comprare la stiella, per cui giù nei commenti, se ce l'avete, mi dite come vi trovate, quale stiella è sarebbe più comoda, mi dite tutto giù nei commenti. Io mi comprerei questo, perché dissi ho pochi panni, subito faccio. Però ce l'ho da 6-7 anni questo qua, e mo si è cominciata un annetto, sì, c'è da un annetto che sta iniziando a perdere acqua e il vapore, quanto è il vapore è poco, per cui vorrei
Sì, beh, tutti uno così lo paghi 20 euro, però, ma sinceramente vorrei proprio vederti comprarmi una stiella, anche 50 euro, però almeno ha quel cetto di vapore bello pesante. Mo vediamo. In questi giorni a tema dai pure un'occhiata alle stelle, ma nel frattempo voi lo commentate giù quale avete, come vi trovate e tutto quanto. E nulla, e ora mi butto sul divano perché sono l'una e mezza, mio marito è andato a lavoro, il ventilatore è sempre acceso, per cui da ora in poi qualsiasi video ventilatore acceso perché non si può respirare. Poi stavo pensando il fatto delle unghie, di fare una mano pastello, tutti i colori pastello, e un'altra mano tutti i colori fluo, ma sarebbe proprio una follia, una pazzia, perché non me le sono mai fatte. Vedo persone che fanno una mano in un modo, l'altra mano in un altro, ma io sinceramente non l'ho mai fatta. Ho fatto sempre lo stesso colore, magari potevo cambiare per esempio l'anulare, il pollice oppure l'indice e il medio, ma però la maggior parte sempre lo stesso colore. Invece questa volta voglio proprio fare uno strappo, diciamo, alla mia regola. Faccio per esempio la mano destra tutta fluo e la mano sinistra tutto pastello. Sarebbe proprio una follia, una pazzia enorme. Ci sto pensando comunque. Oppure, come mi hanno consigliato di fare, per esempio, il pollice fluo, l'indice pastello, medio, fluo, anulare, pastello, indice, ridice, il mignolo, fluo. Ti fai così. Un dito lo fai fluo e uno lo fai pastello. Non lo so. Non è che mi attia tanto questa idea. Però avere una mano di un colore e una di un'altra mi è più bella l'idea, diciamo. Però stavolta sarà proprio una pazzia, perché comunque, per esempio, qui viene il giallo fluo, qui il verde fluo, qui l'arancione, qui il rosa, qui il viola fluo. Sarà proprio un cambio strattico, proprio cambio un boom, diciamo. E nulla, ora mi metto sul divano, i piatti li ho lavati, la cucina sta ancora così perché voglio fare anche il petto di pollo per metterlo nell'insalatona. Lo voglio fare così, lo faccio raffreddare ben bene, poi lo taglio tutto a pezzettini e lo metto insieme alla lattuga, peperoni, carota, tutte le verdure che, diciamo, vi piacciono, perché a me comunque stasera insalatona di pollo.
molto tempo, perché saranno passati quasi 4-5 mesi, se voi ve lo ricordate, mi è arrivato quel famoso anello. Però ho sbagliato la misura, che ci ho messo 7, invece ci dovevo mettere 6. Se ci mettevo 6, lo potevo mettere davanti alla fede. Invece ho preso 7 ed è grandissimo per davanti alla fede, per cui anche se metto prima questo e dopo la fede, comunque è grandissimo questo anello, per cui lo so che mi arriva, mo se qualcosa, ma trapete un altro più piccolo, tanto l'ho pagato 1,10 euro. Ho preparato la cena, la nostra insalatona, ho tagliato il petto di pollo a fettine, ce l'ho messo dentro. Aspettate un attimo perché non voglio sbagliare a metterci una cosa per un'altra, anzi attivi più che altro, attivi una cosa per un'altra. Ci sta il petto di pollo, cipolle, peperone rosso, finocchio, lattuga, pomodori, carote, e poi il sale e olio extravergine d'oliva. Si sa, questo lo mettiamo all'ultimo dopo che l'andrò a condire anche con il sale. Ora la riposo in frigo e le 8:30, 9:15 ci vado a mettere l'olio e il sale. Con le sigarette diciamo che sto a buon punto, me ne sono fumate 4, sto quasi a buon punto diciamo. Sempre mi sono mantenuto su queste 5, poi la settimana prossima passiamo a 3. Per il momento mi voglio mantenere sulle mie 5 sigarette, però devo dire la verità, sono super super curiosa di me, perché non pensavo che riuscivo a farcela, che mi impegnavo così tanto, che riuscivo a fumarmi solo 5 sigarette al giorno. Ora lo metto in frigo e poi dopo lo vado a cottire e ceniamo quando viene mio marito. Mi sto riempiendo la vasca per farmi un bellissimo bagno, dopo mi lavo anche i capelli, però sinceramente i capelli li acciucherò soltanto così con il fono. La piastra non ho nessuna intenzione, ma nessuna intenzione a monto di passarmela, perché sono le 8:15 e fa ancora caldo, per cui me la cercherò semplicemente con il fono e li alzerò di nuovo per stare più fresca sul collo. E nulla, noi ci vediamo dopo. Ora mi vado a tuffarmi, proprio a tuffarmi in vasca. A dopo. Dopo una magnifica live e dopo cena che ho fatto quell'insalatona di pollo, raga, super, e se l'ha mangiata anche lui, ottimo, ottimo, super. Mo ce la dice pure perché è bella fresca, fa caldo, i piatti così sono ideali, è super.
Poi dopo cena abbiamo fatto una live stupenda. Ecco, questo chiudo il vlog. Vi mando un enorme bacio e ci vediamo domani Prossimo vlogs. con un Ciao nuovo vlog. a tutti. Ciao.